le sorgenti di acqua calde della steppa, cioè hanno manifestato il calore del Signore nella steppa, nel deserto. Ci sono pozzi di acqua fresca, ci sono sorgenti di acqua calda, c'è la ricchezza di Dio. Tante volte noi non ce ne accorgiamo. Ecco perché benedico il Signore, perché ho scoperto come ama sorgenti di acqua calda nella steppa. E le vado scorgendo ogni giorno, e per questo noi benediciamo il Signore. Abbiamo bisogno di sorgenti di acqua fresca, come ad Elim, e sorgenti di acqua calda. Amen. Alleluia. Amen. Questa mattina dobbiamo parlare di due frutti conseguenti all'amore, la pace e la gioia. L'amore straripante comporta pace, comporta gioia. Voglio pregare il Signore perché in un'ora mi dia modo di poter esprimere la bellezza, il sapore di questi due frutti connessi con l'amore. Agape, pace, gioia. Iniziamo con la pace come frutto dello Spirito Santo. Il termine latino pax indica la distensione giuridica conseguente ad un patto, conseguente ad una stipula di un contratto, e determinata dalla fedeltà alla stipulazione di quel contratto. Anche se questa pace o tranquillità, tranquillitas ordinis, lo diceva gli antichi, è conseguente ad una guerra, è conseguente ad un'oppressione, ad una devastazione, poco importa, ma la pace è data dalla tranquillità dell'ordine ricostituito dopo un conflitto. È la cosiddetta Pax Romana. Ceriando dice Tacito, ubi desertum facium, ibi pacem appella. Dove hanno fatto il deserto, dicono abbiamo riportato la pace. La Gallia fu riportata la pace, sicuro avevano distrutto tutto e avevano riportato la pace. Abbiamo riportato la pace nella Pannonia, chiaro, avevano distrutto tutto l'arsenale nemico, avevano stipulato un contratto di sottomissione, la pace è stata restituita. E la Pax Romana, cioè tranquillitas ordinis, tranquillità dell'ordine stabilito. E la fedeltà a quest'ordine stabilito, la tranquillità conseguente a questo patto
cui bisogna stare fedeli, che consiste la pace. È chiaro che qui si tratta di una pace sociale, di una pace esteriore. In senso greco è Eirene, non del nome Irene. La pace, nel senso classico greco, è un tempo libero tra due conflitti. Tempo di guerra, tempo di pace. Così noi godiamo della pace dopo 50 anni dell'ultima guerra mondiale. Tra le due guerre mondiali ci fu un 30 anni di pace. Dunque è il tempo libero che intercorre tra due conflitti. È il tempo della pace. Anche qui si tratta di una pace sociale, di una pace esterna. Abbiamo il testo di Luca che riflette anche questa mentalità di pace. Quando egli parla della venuta di Cristo e della comparsa di Giovanni Battista, dice: mentre regnava Tiberio Cesare a Roma, mentre era tetrarca il tale d'Italia, sommo sacerdote il tale d'Italia, tolto orbe in pace composito, mentre tutto il mondo era nella pace, perché c'era un momento di pace, non c'erano guerre, e allora ecco quello che avviene. Gesù viene in un momento di pace. Si tratta sempre di una pace esteriore, sociale, un periodo privo di conflitti. Questo è il senso di Irene, cioè pace. C'è un'altra pace, la pace ebraica, gli ebrei, shalom. Shalom significa augurio, pace. E si tratta della prosperità. Noi ci auguriamo prosperità. Prosperità materiale, prosperità spirituale. Ecco qual è la pace, lo stato di pace per l'ebreo. Uno stato di prosperità materiale, uno stato di benessere spirituale, la pace. Dunque abbiamo concetti diversi di pace, pax, Irene, shalom, romano, pax, pax greca, Irene, pace ebraica, shalom. C'è anche una pace che possiamo aggiungere ed è la pace nirvanica. Ne parlo perché oggi ci sono le sette esoteriche che cercano di ridare all'uomo la pace. C'è l'Aniege che parla di pace, dell'armonia universale, ma questa pace buddistica, nirvanica, esoterica, acquariana, è una pace in cui vengono estinti i desideri, viene perduta la personalità, la propria identità, nella vaga idea della integrazione in un Dio universale e impersonale di cui siamo parte, nell'armonia con la natura. Ma è una pace fittizia, è una pace in cui si perde se stesso, la propria identità. È una pace nebulosa, non è una vera pace. Così abbiamo noi parlato di quattro paci diverse, ma la pace cristiana, la pace di Cristo, è di tutt'altro sapore. E allora
qual è la pace cristiana. E sì, la tranquillità, e sì, la prosperità, e sì, l'armonia, però conseguente alla giustizia divina, cioè quando Dio ha operato la giustizia, adesso vedremo il senso di giustizia, cioè quando Dio è stato soddisfatto, allora noi abbiamo la pace in tutti i tre parametri, per cui è detto nelle scritture opus justitiae pax, opera della giustizia e la pace, ed è detto ancora la giustizia e la pace si sono baciate. Qui per giustizia noi intendiamo l'ordine con Dio, i buoni rapporti con Dio che noi abbiamo e conseguentemente i buoni rapporti con gli altri, i buoni rapporti con noi stessi. Qui entriamo nel mondo interiore, per cui abbiamo una pace tridimensionale, secondo i tre parametri. La pace cristiana è una pace interiore, cioè parte dall'interno e si estende all'esterno, tocca anche il sociale, però parte dall'interno, è la pace con Dio, il ristabilimento dell'ordine leso attraverso il peccato, per cui si ristabilisce la giustizia, Dio è soddisfatto, e una volta che siamo in buon ordine con Dio, vedremo come, allora consegue in noi uno stato di serenità, di sicurezza, e questo stato di sicurezza e di serenità viene anche nei rapporti sociali, nei rapporti con gli altri. Per cui noi parliamo così di una vera pace cristiana, la pace tridimensionale che ha per fondamento Dio. Dio è la nostra pace. Nelle scritture il nome di pace viene dato a Dio, perché la pace è stata turbata dal peccato dell'uomo, dal disordine che è avvenuto prima nell'uomo e poi anche in tutto il cosmo. Il disordine che viene così ad essere ristabilito in ordine, ciò che era disordinato, con Dio stesso, il quale ha mandato il suo Figlio a ristabilire l'ordine reso, togliendo il peccato, dando la pace all'uomo, dando la pace a tutti e soprattutto facendosi pace lui stesso con gli uomini e con la società degli uomini. Ecco perché quando Cristo viene annunciato come l'Emanuele, Dio con noi, in Isaia, viene chiamato pace. Egli sarà pace. Viene chiamato anche principe della pace, colui che viene a ristabilire l'ordine reso, togliendo il peccato e ricostituendo la giustizia sulla terra, cioè la santità di Dio sulla terra. La nascita di Cristo viene salutata dagli angeli. Ricordate, gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini che Egli ama. La venuta di Cristo
principe della pace, autore della pace, centro della pace, perché ogni pace ha per centro Dio in Cristo Gesù, l'avvento di Gesù nel mondo è salutato così: pace in terra agli uomini di buona volontà. La venuta del Redentore dice gloria a Dio, perché Dio adesso viene riconosciuto, ossia la giustizia con Dio viene riparata da Cristo stesso, che viene in questo mondo, si offre come olocausto, toglie di mezzo il peccato, pacifica Dio con l'uomo, pacifica l'uomo con se stesso e pacifica gli uomini tra di loro, divenendo comunione tra gli uomini. Quando Gesù invia gli apostoli, mette sulla loro bocca questa parola: entrando nella casa dite pace a questa casa. Se ivi si troveranno figli della pace, la pace riposerà su di loro. Ma se non si troveranno figli della pace, la pace non è sciupata, tornerà a voi. Qui la pace viene quasi personificata. E ricordate, quando dopo il peccato distrutto, col sacrificio di Cristo, quando incomincia la nuova creazione con la risurrezione del Signore, qual è l'annunzio che dà il Signore? Il giorno stesso della sua risurrezione comparisce agli omicidi, ai trasgressori, perché gli apostoli erano rinnegatori di Cristo. Tutti erano fuggiti, tutti l'avevano lasciato, e Gesù dà il premio per il loro comportamento, perché ha pagato Lui per tutti, e dice pace, pace a voi. E ripete il saluto: pace, pace a voi, e mostra il suo costato, mostra le sue mani e poi soffia, soffia. Questo soffio è importante: riceverete lo Spirito Santo. Adesso distruggete il peccato. Il peccato in radice già è distrutto, ma voi distribuite agli uomini questa assoluzione di peccati che io ho versato sulla croce. È data agli uomini la pace. Ecco che cos'è la pace per noi, la pace di Pasqua, la pace che noi alimentiamo dentro di noi e che è la nostra gioia, come diremo, la pace che dobbiamo predicare agli altri e che dobbiamo trasmettere agli altri. Io non mi dilungo perché vorrei parlare del frutto della pace. La pace come frutto. Abbiamo accennato le diverse paci, false, e abbiamo accennato la vera pace, che è la pace cristiana. Abbiamo accennato alla radice della pace, che è il buon rapporto con Dio. Abbiamo accennato a Cristo, centro della pace, in cui gli uomini sono riconciliati con Dio, riconciliati tra di loro, egli si è posto al centro, facendo di tutti i due popoli, del popolo ebreo e del popolo pagano, un popolo solo, ristabilendo la pace, come detto nella lettera agli Efesini. Detto questo, vogliamo trattare adesso della pace come frutto. Il frutto della pace parte dal di dentro, cioè l'uomo
e pacifico, in un uomo che vive la pace nello Spirito. Lo Spirito Santo comunica la pace all'uomo, fa gustare la pace con Dio, la pace con gli altri, perché egli è comunione con Dio, comunione con gli altri. E l'uomo, assorbendo lo Spirito, diventa un uomo pacifico, ossia un uomo che ha la pace dentro il suo cuore come una sorgente di acqua calda nella steppa. E l'uomo che ha vinto ogni passione, ha vinto la contesa, ha vinto la discordia, lo vedremo, ha vinto tutto ciò che turba la pace interiore, cioè ha vinto le passioni delle concupiscenze, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita. È un uomo che ha vinto le contese, lo spirito di rivalità, di contesa, di guerra, ha vinto i germi della discordia. È l'uomo pacificato, l'uomo pacificato con se stesso, con Dio e con gli altri. Questo frutto è il frutto interiore dolcissimo, ma ancora non siamo al frutto della pace. È la radice del frutto, è l'albero in cui germina il frutto. L'uomo pacifico, pacificato meglio, l'uomo pacificato produce pace, fruttifica pace nell'ambiente in cui si trova. E allora diventa un pacificatore, un uomo beato. Ricordate la beatitudine, beati gli operatori di pace, beati i pacifici, quelli che fanno la pace, beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. E allora la pace è frutto dello Spirito in quell'uomo che è pacificato interiormente, in tutte le tre dimensioni, e che ormai è in grado di esprimere pace, di produrre pace, di portare pace in mezzo agli uomini, di costruire la pace, di essere riparatore di brecce, come detto nel profeta Isaia. Per distenderci un poco, prendiamo un esempio biblico di un uomo che è in pace con Dio, in pace con se stesso e crea pace nell'ambiente. Abramo. Abramo è l'uomo della pace. Ci sono tanti esempi nelle scritture, ma vogliamo fermarci ad Abramo. Proprio nel capitolo 13 del Genesi. Guardate, il libro primo della Rivelazione, Genesi, è un libro ricchissimo, ricchissimo, che dovete leggere, ma meditare, approfondire, perché ci sono delle meraviglie in questo primo libro. Ecco la figura di Abramo. Abramo e Lot, suo nipote. Dovremmo leggere tutto il capitolo, ma noi non possiamo se non sintetizzarlo. Abramo ritorna dall'Egitto e ha davanti una grande pianura ricchissima di greggi, ma anche Lot, suo nipote, è ricco di greggi. Abramo ha molto personale, molti pastori,
molti coltivatori di terra, ne ha 318 di servi così nati in casa, dunque è il capo di una grossa tribù. Ma anche l'orto è ricco, è stato benedetto da Dio, l'orto suo nipote. Adesso tornano dall'Egitto e debbono un po' vedere come vivere in pace, perché ben presto i pastori di Lot e i pastori di Abramo vengono in lotta a causa dei pozzi, a causa delle acque, perché dove non c'è acqua lì non c'è vegetazione e dove non c'è acqua le pecore, i buoi non possono bere, per cui l'acqua è necessaria. E facilmente vengono in contesa i pastori di Abramo, i pastori di Lot. E allora Abramo, pur essendo il più vecchio, pur essendo il capostipite, chiama Lot, suo nipote, e gli dice: non è bene che noi siamo in contesa, tu sei mio nipote, io sono tuo zio. Procedeva da Nacor, loro padre comunque. Dobbiamo vivere in pace, dobbiamo ristabilire la pace e ristabilire anche la pace tra i pastori. Guarda, c'è questa grande pianura e queste montagne così ombrose. Io ti do facoltà di scegliere. Guarda, tu puoi scegliere questa pianura fino a quelle montagne, tutte verdeggianti, un luogo pieno di acque, dove tu puoi prosperare. Anche questa è una parte pure buona, dove ci sono acque, pasture, ma io lascio a te la scelta. Se tu vai a destra, io vado a sinistra. Se tu vai a sinistra, io vado a destra. E il discorso piacque all'occhio. Il discorso piacque ai pastori, i quali tentennavano tra di loro, ma stettero alla decisione di Abramo, a cui importava la pace. Importava più la pace che la ricchezza materiale, che la convenienza materiale. Ecco allora che si divisero e stettero in pace. Lot fu a scegliere, scelse la parte migliore, ma Abramo si contentò dell'altra parte. Dio benedisse ugualmente Abramo. Abramo che aveva un cuore pieni di pace per tutti, anche per i sodomiti e i gomorrani. Quando Dio gli propose di distruggere la Pentapoli, quando Dio gli aprì il suo progetto di distruzione, Abramo pensa a Lot, suo nipote, che non era stato molto differente per lui, ma lui aveva la pace, voleva la pace, e continua a pregare per salvare Lot e con l'uomo della pace, ma non vuole soltanto salvare Lot, non è un affare familiare, vuole salvare anche i sodomiti, i gomorrani, tutti, vuole salvare tutto il popolo e si appella a Dio, alla bontà di Dio, prega, supplica Dio. Ricordate il bellissimo episodio del colloquio di Abramo con Dio? È un colloquio di pace, è un uomo che intercede per la pace. Oh Dio, fa pace con quelli che ti offendono, so che sono peccatori, ma fa la pace, non distruggere, se ne troverò 50,
tu distruggerai migliaia e migliaia di persone, e se ne trovo 40, e poi 30, e poi 20, e poi 10, e Dio promette. Ecco Abramo, amante della pace, pace tra gli uomini e Dio, pace tra di loro familiari contendenti, pace nell'intimo di cuore. Il cuore dell'occhio deve essere nella pace, il cuore di Abramo deve essere nella pace. Vedremo la pace che cercherà Abramo quando tratterà con Sara, tratterà con Agar la seconda volta, quando penserà al suo figlio Isacco. Comunque Abramo è un uomo di pace, perché è un uomo di Dio, è l'amico di Dio, è pieno di Spirito Santo. Dio lo riempie del suo spirito, è il capostipite dei credenti, è il padre nella carne del Signore nostro Gesù Cristo. Anche noi dobbiamo essere uomini di pace. Proprio nelle scritture del Nuovo Testamento, Paolo, che succhia tutto l'insegnamento di Cristo, parla di pace a tutti e bolla, come vedremo, il più grande nemico della pace, che è la discordia. Sempre nelle lettere raccomanda di fare pace. Già i Corinti dice di non fare fazioni, che sono queste divisioni, che forse Paolo è morto per voi o Apollo è morto per voi. Siamo tutti di Cristo, in Cristo siamo una cosa sola. Nel lettere Romani dice che tutti formiamo un solo corpo. Siate in pace gli uni con gli altri, e al di sopra di tutto ci sia la carità, ci sia la pace. L'appello di Paolo ai Filippesi: rendete piena la mia gioia, lui è capello, con l'unione i vostri cuori. Siate in pace gli uni con gli altri, e allora la pace custodirà i vostri cuori, così termina. Per cui Paolo è sempre desideroso della pace, così anche Pietro, così anche Giacomo. Non vengono le contese in mezzo a voi, le guerre che vi fate, perché non dovete cercare la pace? Dai Galati dice: state attenti che mordendovi gli uni gli altri non vi consumiate, siate in pace gli uni con gli altri. E i saluti che vengono promesse nella lettera: pace a voi, l'amore di mio Padre, e poi la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. In tutte le lettere abbiamo l'augurio della pace. Fratelli e sorelle, dobbiamo tener conto di questi contenuti che abbiamo nelle scritture per essere amatori di pace, fautori di pace, creatori di pace nei nostri gruppi. Noi e la pace. Ecco, la pace non è la pace ad ogni costo, è la pace nella verità. La pace nella verità, perché dove non c'è verità e c'è falsità, manca il supporto della pace, lì è verità. E nella giustizia, perché la giustizia è la base della pace, frutto della giustizia e la pace, come vi ho detto. La giustizia e la pace si sono baciate. Non ci può essere pace dove non c'è verità, trasparenza. Non ci può essere pace dove c'è lesione di giustizia o col peccato contro Dio o con la mancanza di carità col prossimo. Dunque è nella giustizia e nella verità che noi dobbiamo portare la pace.
dovevano essere tutti operatori di pace. La pace è il trionfo dell'amore. Ricordatevi questa bella parola, è il trionfo dell'amore. Fare trionfare l'amore di Dio attorno a noi è il trionfo dell'amore dentro di noi e il trionfo dell'amore attorno a noi. È il canto dell'amore dentro di noi, il canto dell'amore della comunità. Più grande nemico della pace è nei nostri gruppi la discordia. Guardate, il vizio più, così, più grave che Paolo Apostolo combatte nelle sue 14 lettere è la discordia, ossia i cuori che sono non in pace. E quando scrive sempre combatte la discordia, perché la discordia mina l'esistenza stessa del corpo. La discordia rompe la comunione, e siccome la comunione è Dio, la discordia uccide Dio, la vita di Dio in una comunità. Non è una cosa nuova, del resto. Anche nel Vecchio Testamento, per esempio nei Proverbi, si raccomanda la concordia di cuori. E bisogna evitare la discordia. Ricordate, nel capitolo sesto, sei sono le cose che Dio odia, ma la settima dà in abominio. Chi sparge sangue innocente, Dio lo odia. Poi fino a sei. La settima, che il peccato del dominio davanti a Dio, che disgusta Dio e chi semina discordia tra i fratelli. È il peccato di abominio. I seminatori di discordia, i mormoratori, i maldicenti, vengono annoverati nell'elenco di Paolino e in quello giovanneo, tra i reprobi, fuori gli idolatri, fuori gli omicidi, fuori i maldicenti. Vi dico che né idolatri, né omicidi, né maldicenti possederanno il regno di Dio. Ora noi ci facciamo così, facciamo le pelle d'oca quando vediamo in mezzo a noi un idolato, oppure un omicida, e non ci facciamo poi scrupolo di avere accanto a noi un maldicente, che appartiene alla stessa risma, allo stesso catalogo degli esclusi del regno di Dio. Dobbiamo combattere la discordia. Allora chi è il fabbricatore di pace nel gruppo? Chi appena si avvede di qualche discordia, di qualche cosa che nuoce la concordia tra i fratelli, interviene. Interviene innanzitutto con la irradiazione della sua pace interiore. Ossia il pacificatore è un uomo che è pacificato e deve irradiare pace con la sua presenza. Ci sono carismatici che hanno il dono della pace. Basta la loro presenza per portare pace. Davanti alla loro presenza gli animi si quietano e senza che gli dica una parola tutti fanno pace, perché egli irradia dal suo cuore il frutto della pace, mostra la pace
quasi la fa gustare a quelli che sono in contesa. Ma tante volte non basta la presenza, tante volte è necessario l'intervento, e allora dobbiamo fruttificare la pace. Dobbiamo cioè tutti essere costruttori di pace nelle nostre comunità. Bando alle discordie, bando alle dicerie, bando tutto ciò che possa turbare l'ordine, bando tutte queste cose che sono seme del diavolo, perché il diavolo vuole la discordia, odia la pace. Dobbiamo essere riparatori di brecce, come dice il profeta Isaia, saranno chiamati riparatori di brecce. Dobbiamo riparare le falle là dove si manifestano, perché le mura possono essere solide e consistenti. Non dobbiamo turbare noi stessi né turbare gli altri, ma dovunque noi ci muoviamo, irradiare pace, fare pace, costruire ponti di pace per cui due che sono nemici possono passare, e soprattutto ricordare che Cristo è la nostra pace. Io non mi dilungo perché devo ancora trattare dell'altro frutto conseguente a, così all'amore, e che è il binomio dell'amore, cioè binomio dell'amore insieme con la pace, la gioia. Sono le 11. Speriamo in un quarto, 10 minuti, di trattare di questo bellissimo frutto, la gioia. I nostri gruppi sono celebri, erano una volta celebri, per la gioia che si manifestava nei nostri gruppi. Quando un mondano che veniva dalla famiglia dove c'era guerra, che veniva dalla società dove c'erano contesi e rivisme, ed entrava nei nostri gruppi, respirava il clima della gioia. Quando entrava e sentiva che si baciavano, cantavano, ma qui è il regno nuovo, il regno della gioia, perché l'uomo cerca la gioia, cerca la felicità. Perché il mondo va tanto baccano? Perché aumentano le discoteche, i luoghi di ritrovo? Perché viene alimentata la pornografia? Perché viene alimentato il denaro o le fonti del denaro, oppure le lotterie per avere denaro? Perché aumentano i luoghi dove si possa stare al primo posto, si possono essere coronati regine, re? Ossia, l'uomo cerca di evadere da se stesso, trovare fuori quella gioia che non ha dentro e non ha con Dio, perché non è in pace con Dio, né in pace con se stesso, e chi non è in pace perde la gioia. E allora moltiplica le vie della gioia, moltiplica i luoghi della gioia, dove crede di avere la gioia, ma non trova la gioia. E allora noi dobbiamo essere i portatori della gioia, che vedremo non è la gioia interiore, questa è la premessa, come per la pace, ma è la giovialità, e cioè l'espressione esterna della gioia interna che noi abbiamo. Giovialità nel volto, giovialità nelle parole, giovialità nei modi, comitas si chiama, nei modi di trattare, ossia quella gioia che sprizza dal nostro comportamento, e creare punti di gioia, di vera gioia nei nostri gruppi, in modo che chi entra trovi la gioia, in modo che noi, uscendo dai nostri gruppi, possiamo anche portare la gioia nelle nostre famiglie, nella nostra società, dovunque andiamo, perché, come dice la scrittura, chi ha la gioia
hai molto ilare, ilare. Così è strizzare gioia dei nostri volti, dei nostri occhi. Così è la gioia deve vedersi. Ma adesso ritorniamo qui dietro. Che cos'è la gioia? La gioia è data e scaturisce dal possesso di un bene. Dunque il possesso di un bene produce gioia. Una donna che ama i gioielli, quando un anello di brillante, contornato anche da piccoli brillanti, o un bel rubino, un bel smeraldo, chiama gioia, un gioiello, ecco anche il nome, gioiello. Viene dato il nome gioia a una cosa materiale perché quel portare quel gioiello porta tanta gioia nel cuore, tanto da trasportare anche il nome a quella gioia, a quell'oggetto che ci procura gioia. Per cui la gioia è data dal possesso di un bene. Quanto più grande è il bene, tanto maggiore la gioia. Però non il bene oggettivo, ma il bene nella valutazione della persona. Per cui può trattarsi anche di un'inezia. In questo caso mettiamo di un gioiello. Può trattarsi anche di un'amicizia. Può trattarsi di qualunque cosa a cui noi annettiamo il massimo valore, il possesso di quel bene materiale, morale. Quanto più grande è quel bene materiale o morale, tanto più grande è la gioia. Ma la maggiore gioia, per esempio, l'abbiamo nel possesso di una verità. Quando un matematico ha scoperto una legge, quando uno scienziato ha scoperto una legge in natura, non c'è gioia più grande, ha scoperto la verità e nella gioia. Comunque è il possesso di un bene. Quanto maggiore è il bene oggettivo, e non toglie mai se stesso a noi. Per cui per quanto riguarda la parte dell'oggetto c'è la sicurezza. Dio è il massimo bene e il bene più sicuro nel tempo e nell'eternità. Però è in base alla fede che noi abbiamo la gioia. Quanto più noi nella fede guardiamo Dio e assaporiamo Dio, quanto più nel possesso delle verità noi gustiamo Dio, allora tanto più grande sarà la gioia nostra. Per cui la vera gioia è quella del cristiano, l'uomo che ha il diritto a godere è il cristiano, e noi dobbiamo mostrare agli altri questa gioia. È come uno che va nel deserto insieme con gli altri, sono tutti in cerca di acqua. Finalmente uno ha trovato l'acqua, ha trovato l'oasi dove c'è acqua in abbondanza, e allora grida agli altri: eureka, eureka, ho trovato, ho trovato. E tutti corrono, hanno trovato l'acqua. Così dobbiamo essere noi. Noi abbiamo trovato Dio, e dobbiamo annunziare agli altri che abbiamo trovato Dio, non tanto con le parole, quanto col nostro volto, ilare, con la nostra gioia, col nostro comportamento. Noi abbiamo trovato. Noi abbiamo trovato la gioia che voi cercate,
nelle discoteche, nei luoghi di ritrovo, che cercate nel sesso e non lo trovate, che trovate la gioia, cercate la gioia nel denaro e non lo trovate, che cercate la gioia nel successo, nella gloria, nella fame e non lo trovate. Questo bene l'abbiamo trovato noi, ed è Dio questa gioia. Vedete come siamo gioiosi, vedete come cantiamo, vedete come nella povertà siamo liberi, vedete come nelle tribolazioni noi non perdiamo la pace. Mi fa sempre impressione quella nostra sorella che qui non c'è, ma che troviamo in quasi tutti i ritiri, nella carrozzella. Come la chiamo? Anna. Ma che gioia in quel volto! Se parli con lei, nessuna persona è più gioiosa di lei. Ha ragione, perché ha Dio. Poco le importa di essere sulla sedia a rotelle, di essere così handicappata perché non può muoversi, ma è nella gioia, ha trovato Dio. Essere di eureka, eureka, ho trovato, ho trovato. Ed è lei che evangelizza con la sua gioia gli altri. Può darsi che gli altri sono nella tristezza, che gli altri sono così turbati, e noi incontriamo lei, la sua stessa presenza è fonte di gioia, il suo sorriso è gioia, i suoi occhi sprizzano gioia, e ci domandiamo come mai questa donna che è sulle rotelle, non può muoversi, ha bisogno di tutto. Questa donna ha la gioia perché ha trovato Dio, ha trovato Dio, vive di Dio. Così anche noi, fratelli e sorelle, dobbiamo sprizzare gioia e portare la gioia. Qui adesso il discorso è lungo per noi e noi non possiamo avventurarci, perché andiamo troppo oltre. Soltanto accenno la gioia del Vecchio Testamento, i profeti, l'era messianica è salutata come l'era della gioia, l'era della gioia. Tutti i testi della gioia, prendete le concordanze bibliche e troverete tutti i testi in cui ci si invita la gioia, i zoppi, il saltello, perché ormai è venuto il Messia, giuisci figli di Sion, perché il tuo Salvatore è in mezzo a te. Quando viene annunciata la nascita di Emanuele, ecco, giuisce la steppa giuisce, la campagna chiarisce. E poi si gioisce, come si gioisce quando si miete, quando si vendemmia, quando si spartisce la preda, perché il bastone di Madian è stato rotto, la verga della cugina è stata infranta, un bambino c'è nato e si chiama l'Emmanuele, Dio con noi. Ecco l'annunzio messianico, ma soprattutto è la parola di Dio che porta gioia. Ricordate, bellissimo testo, 15-16 di Geremia, quando la tua parola mi venne incontro, io mi ci buttai sopra, la divorai, perché è la radice del mio cuore, è la gioia del mio cuore. L'etale vengo, figli di Sion, rallegati, figli di Sion. E come si esprime la gioia? Della danza, danzate, col canto, cantate, tutti i salmi della danza, tutti i salmi del canto. Ecco, fratelli e sorelle, è Dio che viene e porta la gioia, è Cristo la nostra gioia. Ma anche Cristo nel Nuovo Testamento ci invita alla gioia. Quando
la donna è nelle doglie del parto, geme, ma quando è nato il figlio, gioisce. Così anche voi siete nella tribolazione, ma sarete nella gioia. Restate uniti a me, fate molto frutto. Se le mie parole rimangono in voi, farete molto frutto, il vostro frutto rimane. E io vedete queste cose perché siate nella gioia e la vostra gioia sia piena, la gioia piena. La venuta dello Spirito Santo che Cristo promette è la venuta della gioia in mezzo agli uomini. Per cui noi in Cristo abbiamo la nostra gioia. E gli apostoli fanno eco: quando siete nella tribolazione gioite, perché? Perché la premessa della gloria futura, l'associazione a Cristo tribolato, la partecipazione alla passione di Cristo è una premessa alla gioia. Dice l'autore della lettera agli ebrei che Gesù stesso, avendo davanti i suoi occhi la gioia che Dio gli preparava, sostenne volentieri la croce. E come dice Francesco, tanta è la gioia che mi aspetta che ogni pena mi è diretta. Noi siamo gli uomini della gioia. Le tribolazioni non debbono spaventarci, anzi devono essere motivi di gioire, perché uniti a Cristo nella tribolazione, partecipi di Cristo negli ignominia della croce, saremo partecipi di Lui nella gioia del Padre, nella felicità eterna, e berremo insieme con Lui il vino nella tavola che il Padre ha preparato per noi. Alleluia. Alleluia.